Buongiorno a tutti ragazzi, il Franz NBA Revival Zone. Oggi si va col che si dice, che è il format più difficile per uno che tossisce ogni 3 minuti. Però visto che sono sotto antibiotici e che la tosse sembra che stia un attimo regredendo, ma non parliamo a voce alta, andiamo col che si dice. Via! Ed eccoci finalmente qua ragazzi, col che si dice si partirà da una seria carrellata di infortuni per poi andare a discutere un po' di news relative al mercato. Ragazzi, tenetevi pronti perché ci sarà uno speciale Lakers in questo che si dice, anche perché ovviamente le notizie di mercato riguardano soprattutto loro in questo momento. Partiamo con la notizia di Cade Cunningham. Cade Cunningham ha deciso di operarsi, ha avuto una frattura da stress alla tibia, non era ancora season ending, lo è diventato per scelta sua. Si farà operare, sarà fuori per tutto il resto della stagione. I Detroit Pistons pensavo meglio, sinceramente, pensavo meglio, però sono molto giovani, diamogli tempo e sicuramente tankando, perché da adesso in poi mi immagino che il numero di vittorie dei Pistons possa calare drasticamente, c'è la caccia a Wembanyama. E a questo punto con un backcourt così, Cunningham, Ivy e con possibilmente un Wembanyama, chi lo sa, the sky is the limit, sempre che Wembanyama non sia un bust, ma penso non lo sia io personalmente. Andiamo alla seconda news, il desaparecido, signori. Desaparecido Lonzo Ball, deve essere chi ha questi capelli qua che porta yeah, magari, non lo so. Comunque, Lonzo Ball, no guarantee that Lonzo Ball will return to play this season. Tutto partì da un infortunio così, un po' del cazzo, al menisco, e sono 2 anni che non gioca questo qui. Praticamente sono 2 anni che non gioca. Ragazzi, io rilancio change.org, petizione, ragazzi, giocatori NBA, venite a farvi operare in Italia. Change.org, venite a farvi operare in Italia. Perché ragazzi, non è possibile, non è materialmente possibile che per un menisco si stia fermi 2 anni, 2 cazzo di anni, e Lonzo Ball vede la sua carriera slittare via tra le sue mani e soprattutto tra le mani dei Bulls, che lo hanno pagato anche un po' di soldi. Primo colpo di tosse. Si va avanti. Altro infortunio. Stephen Curry salterà un paio di settimane, a few weeks, in realtà non vuol dire un paio ma qualche settimana, per un infortunio alla spalla occorso contro gli Indiana Pacers, partita che tra l'altro non doveva nemmeno giocare perché per scelta quest'anno i Golden State Warriors avevano deciso di far saltare i back-to-back ad alcuni giocatori. Steph è stato in dubbio fino all'ultimo, alla fine ha giocato e si è fatto male, danno e beffa perché la partita è stata persa, e Stephen Curry starà fuori per un po', per qualche settimana. Non c'è niente di rotto, non c'è niente di grave, non c'è niente che in qualche modo obblighi all'operazione, però è chiaro che Golden State Warriors senza Stephen Curry in questo momento, con un record attorno al 50%, attraverseranno un momento in cui verrà chiesto a Jordan Poole, a Klay Thompson e a Draymond Green di fare un passetto oltre, di fare un passetto oltre e di cercare di mantenere la quota o eventualmente incrementarla se possibile. Allo stato attuale Golden State è la miglior squadra in casa e la peggiore in trasferta. Non ci sono vie di mezzo, o bianco o nero in questa situazione. Per Golden State in questo momento pende più verso il nero, dato dall'infortunio proprio di Stephen Curry, che stava giocando una stagione clamorosa, una partita clamorosa, era a quota 38 punti dopo 3/4 di gioco. Sta di fatto che adesso starà fuori per un po'. Andiamo poi alla news riguardante Tyrell Terry, scelta numero 31 dei Dallas Mavs del draft 2020, si ritira a 22 anni perché problemi di ansia, stress e depressione. Qui rientra in gioco il discorso del mental health, della sanità mentale. Ricordiamoci sempre che sono esseri umani, che sono giocatori, che sono pagati bene, ma che hanno anche tante aspettative, tanta visibilità, tanta pressione su di loro, perché quando girano tanti soldi la pressione aumenta inevitabilmente. Tosse numero 2. Tyrell Terry, che in realtà non aveva mai giocato in sostanza in questa stagione o comunque da quando è entrato in NBA, decide di ritirarsi. È l'ennesimo segnale che insomma c'è bisogno di supporto, c'è bisogno di supporto a livello psicologico, non solo però credo nell'NBA, in generale nello sport professionistico di altissimo livello, in questo mondo
anche in cui sei attaccato a mezzo social e non solo, da tutti i lati, avere un supporto che ti possa in qualche modo dare una mano in situazioni difficili si sta definendo come sempre più necessario. Tyrell Terry è solamente l'ultimo di una lunga serie di giocatori, non solo di basket, ma di professionisti di qualsiasi sport in giro per il mondo. News finalmente positiva, questa sì, il rientro di Robert Williams è schedulato per venerdì contro gli Orlando Magic. Torna quindi in campo Time Lord, torna Robert Williams, l'ultimo pezzo dei Boston Celtics, fermo restando che ovviamente ci sarebbe Gallinari ma non giocherà, e a questo punto anche l'aspetto difensivo legato a alla possibilità di cambiare contro i piccoli piuttosto che alla non difesa in drop coverage, tutta una serie di altre questioni, rim protection, si risolve, almeno sperano i Boston Celtics, con l'arrivo di Robert Williams. E a questo punto la miglior squadra offensiva di questo primo inizio di stagione dell'NBA acquisisce anche uno dei migliori difensori d'aria dell'NBA. Vediamo come funzionerà. Certo è che i Boston Celtics in questa stagione fanno paura, e il rientro di Robert Williams, finalmente, speriamo sano e speriamo non affrettato, credo possa dare un ulteriore step in avanti verso il contending per il titolo per i Boston Celtics. Andiamo poi all'ultima news prima di passare allo speciale Los Angeles Lakers. Allora, pare ci sia stata un'offerta per i Phoenix Suns. Phoenix Suns che stanno passando un periodo veramente pessimo tra infortuni di Booker, infortuni di Paul, infortunio adesso di Ayton, risultati che non arrivano. Questa notte hanno vinto sì, ma contro le terze linee dei Clippers, è comunque una vittoria, vale uno, quindi complimenti ai Suns, ma ricordiamoci sempre che hanno sul groppone questo stato della franchigia, stato a livello dirigenziale poco chiaro, poco chiaro. È arrivato un investitore, pare dal Qatar, visto che ci sono stati i mondiali, perché non investire anche nella NBA, 3 miliardi di dollari per l'acquisizione dei Phoenix Suns e delle Phoenix Mercury. Vediamo, perché nel momento in cui Sarver dovesse finalmente vendere, non so a chi, non so come, non so perché, ma i Phoenix Suns vediamo come si riassesteranno a livello di motivazioni, chi lo sa, di tranquillità magari anche, e perché no, anche di mercato, perché c'è ancora Jay Crowder lì, che dovrebbe partire e ancora non parte. Ragazzi, iniziamo lo speciale Los Angeles Lakers, perché i Los Angeles Lakers sono finalmente, o sembrano aver trovato dell'equilibrio, ed è proprio in questo momento che tornano sul mercato. Mercato Los Angeles Lakers, il nuovo obiettivo è Bojan Bogdanovic, che doveva già esserlo ai tempi di Utah, e invece no, è dovuto andare a Detroit, estendere con Detroit, e adesso che è a Detroit i Lakers lo vogliono. Allora, sta giocando una stagione stratosferica dal punto di vista realizzativo Bojan Bogdanovic. È un tiratore che ai Lakers servirebbe, ha un contratto abbastanza oneroso, e a questo punto se vuoi arrivare a Bogdanovic non credo che ci siano altre alternative se non quella di privarsi di Russell Westbrook. È però uscita una news sul fatto che la trade Westbrook-Hield-Turner fosse già stata fatta, ma sia stata Jeannie Buss, la proprietaria, a bloccarla, perché aveva fiducia in Westbrook. È sempre così, cioè, alla fine. I Lakers sono i Lakers. Sta di fatto però che Westbrook, ora come ora, dalla panchina, ha un certo impatto. Stanno trovando il modo di giocare insieme. E perché non destabilizzare l'ambiente con voci di mercato? Ok, quindi il primo nome è Bojan Bogdanovic. Preparatevi perché, ragazzi, Lakers are unlikely to trade Westbrook this season because of his improvement. Cioè, allora, tu vuoi Bojan Bogdanovic? Cioè, tu vuoi portarti dentro qualcuno? Come fai a farlo se a roster c'hai uno e piglia 47-49 milioni e non puoi arrivare al salario di Bogdanovic con altre cose? Ora, il pacchetto che si prefissa potrebbe essere Beverly più Kendrick Nunn. Per carità di Dio, non ho sotto mano la tabella degli stipendi, non so se insieme arrivino allo stipendio di Bogdanovic. Forse sì, 14 più 5 e 19, siamo lì. Però tutto passa per la trade Russell Westbrook. Cioè, il mercato dei Lakers è piantato fin tanto che Westbrook rimane dov'è.
non è che ci siano tante alternative. Questa cosa fa sorridere, ma questa cosa qua fa sbellicare. Cioè, i Lakers hanno chiamato Washington per provare a riprendere Kyle Kuzma. Ma siamo seri? Cioè, capisco tutto. Capisco che Kuzma stia giocando una buona stagione a Washington. Capisco tutto. Ma porca miseria. Ma così sei veramente una barzelletta. Così diventi, lo sai già, ma diventi ancora più una barzelletta. Cioè, Kyle Kuzma. Kyle Kuzma. Non dico altro. Andiamo oltre. Patrick Beverly ha il desiderio di tornare a Minnesota se viene fatto il buyout. Girano voci di possibile buyout di Patrick Beverly, che senza mezzi termini ha stradeluso le aspettative. Si aspettavano i Lakers di trovare un difensore, un cagnaccio, uno affidabile comunque in catch and shoot da tre punti. Quest'anno Patrick Beverly è uno dei peggiori, insieme a Kendrick Nunn. Sono i due peggiori della stagione dei Lakers e i Lakers stanno seriamente pensando al taglio. E però se lo tagli liberi il suo parco, cioè il suo monte salario. Se riesci a impacchettarlo magari ancora meglio. Ora, può andare a Minnesota? Sì, chi arriva in cambio ai Lakers? Boh, siamo sempre lì. Va bene, dai, è finita la questione anche Patrick Beverly. Finiamo con l'ultima news Lakers. È filtrata una news per cui LeBron pare voglia giocare fino ai 45 anni, con lo scopo di giocare insieme a entrambi i suoi figli, cosa che io avevo già detto all'inizio della stagione, ma credo anche due stagioni fa, e a questo punto, per quella che è lo stato fisico di LeBron, che a 38 anni ormai è ancora uno dei più arzilli a livello fisico in NBA, io non ci metto la mano sul fuoco che non possa essere così. Staremo a vedere. Certo è che se adesso passa il record di Karim e dovesse giocare ancora 5-7 anni, e dopo mi sa che il record di punti all time sarà molto difficilmente battibile da qui all'eternità. E credo che arrivare a 45 anni, giocare coi figli, avere una longevità di questo tipo, lo ponga di diritto, diciamo, sullo scranno più alto del famoso GOAT debate. E qui chiudo, sto generando polemiche. Un saluto, il Franz.